anzi sicuramente. Fai un tweet in diretta. Marotta è intervenuto alla presentazione, capolavoro, lo ricordiamo, 18,90€, odio il calcio, Fabrizio Biasin, è un ritratto malinconico, autoironico, sentimentale di quest'uomo che attraverso il calcio ha trovato una dimensione. Sei potuto anche nelle sconfitte della vita. Allora, per avere approvazione, Marotta, 2 punti di Inter, sarà l'ultima squadra della mia carriera, posso? Vai. Approvatoli. Postato. E poi la politica, posta pure questo. No. Ah, invece, quella è la... Come no? Due di fila non si fanno mai. Ah, scusa, qua non si fa, perché rischiamo di togliere, ma dove metterlo? Mia moglie, esperta ufficio stampa, dice no, non si fa, lasciamo stare il direttore. Poi adesso allora fai, vendi le record per il... C'è una ristampa, dico, c'è una ristampa. Perché non c'è una menzogna. Cinque, siamo alla quinta ristampa. 5 milioni, ma grande hanno di scambio, andiamo. Ma 5 milioni di telefono. Questo è perfetto. Grazie a te, è un piacere. Tu fai così, tram, ho letto il libro. Pagina 34. Allora un giorno mi danno il libro di Bobo Vieri da recensire, io non ho proprio voglia di fare questa recensione, quindi mi leggo velocemente, leggo delle storie grottesche di Bobo Vieri al Pineta, piuttosto che fuori da piano, c'erano delle cose strane, ho letto il libro di Vieri. Sì, sì. E quindi ho fatto questa recensione un po', diciamo, comica. Ma quella recensione comica l'avevi realmente pubblicata? Assolutamente sì. Cioè quando dici Vieri, come Vieri, lascia al lettore la libertà di interpretare cosa avrà fatto il bagascione per 6 anni prima dell'allenamento. Tutto pubblicato. Avrà dato una controllata all'olio del motore, era un benzinaio e dopo il trasferimento del Virgulto al Milan la giovane avrà trovato una piazzola, anche, vabbè, quindi anche dicendo, anche torbide. Sì, all'epoca non ero ancora assunto, ma l'ho assunto evidentemente. Nonostante queste recensioni. Questo è una assolutamente, infatti quando mi dicono come si fa a diventare giornalisti,